Radio. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Ritorniamo in diretta, siamo sempre su Radio Doc, noi siamo quelli di Detto Tra Noi e oggi Detto Tra Noi si occupa di prevenzione. Poi parliamo in maniera dettagliata e particolareggiata del tumore al seno. E allora, vogliamo continuare con la prevenzione, Fabrizio? Sì, parlavamo appunto di prevenzione, bisogna farla la prevenzione. Innanzitutto dobbiamo essere consapevoli di quali dei fattori di rischio. Dobbiamo adottare corretti stili di vita, dobbiamo imparare a riconoscere i segnali del nostro corpo e per ultimo ma non meno importante è importante eseguire dei controlli, ovviamente con continuità, degli esami clinici da parte ovviamente consigliati dal medico di fiducia. Abbiamo parlato di fattori di rischio, vediamo quali sono un po' in generale. Si tratta di fattori genetici dove purtroppo non possiamo intervenire e fattori ambientali che riguardano in particolare che sono quei fattori che possiamo modificare, che sono legati allo stile di vita, come l'alimentazione, l'attività fisica, la gravidanza e l'allattamento, il fumo e l'alcol. Per quanto riguarda l'alimentazione, ricordo un po' a tutti che il consumo di grassi saturi, i cosiddetti grassi cattivi, l'eccesso di peso sono quei fattori che contribuiscono ad aumentare il rischio. Per questo è importante seguire le linee guida per una sana e corretta alimentazione. Quali sono? Ovviamente consumare cereali integrali e legumi. Poi frutta e verdura in abbondanza e grassi buoni come quelli che troviamo nel pesce, nell'olio extravergine di oliva e nella frutta secca. È preferibile ridurre il consumo di carni rosse e grassi di origine animale a favore ovviamente di quegli alimenti che invece svolgono un ruolo protettivo per l'organismo, come abbiamo detto prima, i legumi, i cereali integrali, la soia. In questo caso parliamo di prevenzione perché in presenza di un particolare tipo di tumore il discorso è un po' diverso, anche, soprattutto appunto per quanto riguarda la soia. L'attività fisica sappiamo tutti che apporta effetti positivi all'organismo. Per quanto riguarda la gravidanza e l'allattamento, come dicevo prima, le donne che hanno avuto gravidanze prima dei 30 anni hanno un rischio inferiore di sviluppare questo tipo di tumore dopo la menopausa. Invece, per quanto riguarda l'allattamento, il discorso è simile perché le donne che hanno allattato al seno hanno più l'allattamento viene prolungato più il rischio si riduce. Per quanto riguarda il fumo e l'alcol sappiamo tutti che purtroppo sono due fattori che contribuiscono ad aumentare ovviamente il rischio. Questo per quanto riguarda un po' la prevenzione primaria. Musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc.